Da Fuscello ci compravi la verdura e davanti ti levavi la paura. Il faliero ti vendeva anche due dischi, poi il Valiani, il Globo e Chirimischi. Mi ricordo quando ero più piccino, tante rondini volavano nel cielo, erano foto colorate a pastello, forse è per questo che per me era più bello. Oh città, tu sei la mia regina, Tana di Vanni Pucci e Catilina, tante domeniche tu vieni proprio a noia, ma io ci torno sempre con gran gioia. Oh città, tu sei la mia regina, Tana di Vanni Pucci e Catilina, dai monti alle valli tu vieni a noia, ma io ci torno sempre con gran gioia. Oh yeah. Grazie al nostro Elio, che questa sera ti vediamo da solo. Salutiamo Ricotti, che sicuramente ci segue da casa, ma ti assicuriamo che sarai in ottima compagnia anche stasera. Il mio cuore per Ricotti, se siamo per San Valentino. È vero. Allora Simone, come stai? Com'è andata questa settimana post Sanremo? Bene, Sheila, è andata benissimo. Io lo sai, cerco sempre di vedere le cose in maniera leggermente diversa, però Sanremo come si fa a non guardare? Poi alla fine lo guardano anche quelli, dicono no, io Sanremo non lo guardo, io non c'ho nemmeno la televisione in casa. Alla fine lo guardano anche loro. Ma poi è entrato talmente nel tessuto sociale delle persone che ne parlavano veramente ovunque. Questa settimana poi veramente, quest'anno è stata un'esplosione, ne sentivo parlare ovunque, addirittura al circolo accanto a casa mia. Solitamente il venerdì sera c'è la scena, c'erano due signore che parlavano animatamente proprio, perché non capivano se Joliet era una marca di profumo o una marca di mutande. Veramente. Poi io mi sono avvicinato e ho detto: guardate, Joliet è un cantante, manca poco, ce n'era anche per me, prendevo di sberle. Comunque vabbè, è stato un bellissimo Sanremo, io sono contento. È stato divertente, diciamo che in questa settimana i nostri ascolti sono stati un po' altalenanti, però lo sapevamo, è così. Comunque potete sempre recuperare il tutto dove, cara Sheila? Esatto, scaricando la nostra app che è gratuita, TVL Play, mi raccomando, scaricatela così ci potrete vedere quando vorrete, oltre a tutte le notizie del nostro ovviamente telegiornale. Allora. Senti, a parte che magari ci possono aver seguito meno, ma dobbiamo dire che il nostro Fanta Sanremo, la lega del nostro Fanta Sanremo è andata benissimo. Oltre 50 squadre, quindi insomma. Davvero, siamo stati contenti, non lo credevamo. Prossimo anno un esperimento che ripeteremo. Come ogni campionato, cara Sheila, c'è un vincitore. C'è un vincitore, la scorsa volta l'avevamo promesso, e questa sera qui di Tutto un Pop abbiamo il vincitore del nostro Fanta Sanremo, e Claudio Merlo. Venga! Applauso, applauso per Claudio, venga! Qui nel mezzo. Claudio. Queste camicie qui a TVL sono Emanuele Nanni, dico la verità. Comunque vabbè, oggi non c'è Emanuele in studio, però va bene. Tono con Sanremo. Tono con Sanremo. Allora. Complimenti Claudio. Grazie. Claudio, questa coppa è tua innanzitutto, però ti premio io, ti faccio premiare da Sheila. Forse è meglio, cosa bruttissima. Passata, ma dai, ci sta. E noi sappiamo, Claudio, che tu sei un appassionato veramente di musica e soprattutto hai seguito tutti Sanremo, tant'è che io provo a farti una domanda. Voglio vedere se veramente sai rispondere, così confermi il fatto che sei veramente un appassionato di Sanremo. Se ti dicessi che ha vinto l'edizione Sanremo 1986. Adesso tu, Eros Ramazzotti. Oh. Ragazzi, io ci sta. Tra l'altro, guarda, ho portato anche
Questo avevo 12 anni. Vedere le nostre telecamere, giro io. Tra l'altro sono i 40 anni di Terra Promessa, questo è il 45 giro originale di Sanremo 84. E questo è Fiordaliso, sempre del Sanremo 84, quindi insomma da quando sono in fasce che sostanzialmente... Nell'84 chi l'ha vinto Sanremo? Nell'84 l'ha vinto Albano e Romina Power, con Ci sarà. Complimenti Claudio. E quindi ti meriti ancora di più la nostra coppa, eccolo qua, che è una coppa vera e propria, non è una coppa di quelle del Ricotti. Bellissima. Ma è la coppa vera e propria. Allora vi ringrazio TVL, ringrazio Emanuele che mi ha dato il là per iscrivermi alla vostra Lega. Alla Lega, ci fa piacere. E grazie mille. Allora, goditi questo mille. Premio, il prossimo anno sei campione in carica, devi mantenere il primato. Va bene? Ci impegneremo. Bene, grazie mille Claudio, bravo, ancora un applauso per lui. Riprendi i tuoi vinili, Fiordaliso e Eros Ramazzotti. Grazie mille. Bene, allora, argomento Sanremo chiuso, archiviato. Siamo contenti. Elio, a te non ti chiedo niente di Sanremo. Meglio così, vero? Bravo. Tu lo sai. Meglio così. Però dice, però l'ha guardato anche lui. E come no? Se no, diciamo che con la tua figura, a livello di canzoni c'è stato delle... Clara? Clara. Mi è piaciuta. Mi è veramente piaciuta. E, no, è tutta quella... la vagonata dietro che mi disturba. Vabbè. Ecco, tutto lì. Va bene, d'accordo. Va bene. Bello. A proposito di vagonate, perché in tutto questo ancora non abbiamo detto dov'è Emanuele Nanni, e lui è vagonata. Ma no, ma come ti se ne frega? Vabbè, ma dopo il Sanremo della scorsa settimana, è stata una figata, l'hanno rivista, ha fatto un sacco di visualizzazioni anche su YouTube, quindi... Diciamo che non so dov'è stasera Emanuele, d'accordo? Va bene. Senti, sei sempre così cattivo con lui. Il nostro Jolly. Ovvia. Allora, visto che è passato da poco San Valentino, il nostro... Ma che cosa ridete? No, ma noi, io e Eri ormai ci sa un feeling, capito? Me lo immagino, ma io sto presentando il nostro Emanuele. Vai. Allora, scusa. È passato da poco San Valentino, quindi nell'aria c'è questa cosa dell'amore. Quant'altro, Emanuele Nanni ha deciso di fare una cosa molto dolce per noi ed è in collegamento in questo momento da Prato e si trova presso il Nuovo Mondo insieme a Paolo Sacchetti, che è un maestro di pasticceria allora, che andremo a conoscere. Andiamo a Prato, eccolo qua. Siamo proprio in centro a Prato. Vai Emanuele. Ed eccoci, ciao Simone, ciao Shira, ciao Elio, qua l'amore è nel mio volto, guardate qua, è San Valentino, è quasi finito, ma io mi porto dietro l'amore tutto l'anno e come ha detto Shira, mi trovo a Prato, pasticceria Nuovo Mondo, andremo a conoscere Paolo Sacchetti, importantissimo, pesche di Prato, ma prima di questo io voglio sperimentare il margherita. Che è la margherita che mi aiuterà a capire attraverso il mama non mama se Simone Gai mi ama e approva affetto per me, quindi io tirerei su. È ambigua, non la possiamo dire e fare, ma così carina invece, ma guarda. Ma guarda, io partirei subito tipo mama non mama, ma guarda te. Mama non mama, mama non mama, mama non mama, mama no. Non mama. Ma me lo domandavo, lo dicevo subito senza questa falsa, Va bene, ma allora io direi questa falsa di finirla, tornare un inviato serio e avrò il modo tutta la sera di farmi apprezzare da te, Simone. Io entro e guarda, mi sta già aspettando Paolo, quindi io entro. Paolo, siamo arrivati, guarda, siamo arrivati, io già appoggio qua un po' di mie cose, un po' di tutto il mio armamentario. Paolo, grazie, sono ben lieto di essere qua, come ci ha detto la nostra Shira, mi trovo qua alla pasticceria Nuovo Mondo e te sei di Prato e te sei, diciamo, il re di questa... in maniera molto, molto simpatica. Sì, sono un pasticcere ormai, 30 anni sono qui, 34, quindi mi conoscono tutti.
E quindi io vedo già, ecco, per chiudere il discorso San Valentino, abbiamo qui, ti è rimasto qualcosa, sì, abbiamo, appunto, qua un po', abbiamo di... fatto la vetrina, abbiamo fatto veramente un grosso lavoro, e quindi questo è un po' la rimanenza, ma rimanenza perché San Valentino c'ha uno strascico, cioè tanti si dimenticano di aver fatto il San Valentino e il giorno dopo vengono a prendere. Ma che ce l'hai un cuoricino? Bravo, esatto. Ma, facci venire un po' già l'acquolina in bocca, Paolo. Come sono queste? Spiegaci un po' che cosa sono, monoporzioni? Sono monoporzioni di dolci che ho fatto fino a stasera, dove appunto si può dare l'opportunità di prendere uno, due, secondo se in famiglia c'è anche i bambini e così via. Questo è il tiramisù, quello rosso lì è il cheesecake, quell'altro è il mango e frutto della passione, la mousse al cioccolato, l'altro è il cheesecake, insomma ce n'è stato per tutti i gusti. Fai venire fame ai nostri telespettatori, però io ti vedevo sistemare la vetrinetta qua e poi dopo mi fai mettere le mani in pasta. Volentieri, sì. Sì. E questa vetrinetta cos'è? Ecco, ampi, leggo. Sì, infatti io faccio parte, sono il vicepresidente della più importante associazione dei pasticceri d'Italia e... nell'anno scorso abbiamo festeggiato il trentennale e per festeggiare il trentennale abbiamo fatto tutti insieme, dato vita a un dolce da viaggio. Un dolce da viaggio, spiegaci. Da viaggio nel senso, questo è un dolce che può durare come scadenza di si dà 3 mesi, proprio perché è un dolce che si può portare in giro all'estero, regalare dove si vuole, non ha problemi a viaggiare. Abbiamo studiato tutti insieme, siamo i migliori pasticceri d'Italia. Siamo riusciti dopo un anno ai lavori a creare questo dolce. E cosa c'è dentro? Ecco. È un dolce agli agrumi, dove è come un cake, un prune cake, però con tanta nocciola, c'è mandorle, c'è un po' di tutto. Poi vedo c'è anche un vasetto. C'è una crema spalmabile, per chi vuole essere più godurioso, invece mettere lo zucchero a velo, ci spalma questa crema alle mandorle e ci sta divinamente. E quindi era appunto, era a fare la vetrina, perché ora è finito il carnevale e se finito San Valentino, bene, andiamo a proporre questo dolce qui. Bene, io sento se nello studio a Simone o a Shira vi è venuta un po' l'acquolina in bocca. E come? Andrei in laboratorio. E come? Poi senti, visto che è vero che sei a Prato e il viaggio è breve, però è pur sempre un viaggio, quel dolce da viaggio, insomma, se arrivasse a TVL, noi ce lo godiamo volentieri. Ah. Faccio lo sfacciato, okay. Così. Ma insomma, va bene. Viaggio arriva verso TVL, perché dice anche se il viaggio è breve, però è venuta proprio voglia, soprattutto penso per questa crema spalmabile. Ma da Emanuele. Una confezione elegante e così via, un bel regalo. Beh, vale davvero, sembra un'enciclopedia. Esatto, bravo. No, è proprio perché c'è tutto uno studio e quindi abbiamo studiato anche la confezione. Bello. Allora, Emanuele. Proprio perché con mia moglie abbiamo... Bene, fatto sì, vado? Sì, devi mettere le mani in pasta, da buon inviato dobbiamo anche vedere che cosa c'è dietro le quinte della pasticceria Nuovo Mondo di Prato, quindi ti vogliamo vedere all'opera. Torniamo tra poco in collegamento con te e con il maestro Paolo Sacchetti per scoprire una delle diciamo eccellenze del territorio pratese, ma diciamo anche della Toscana, dai. Ma certo, le pesche di Prato e non solo, pesche di Prato e non solo, quindi Paolo, noi andiamo e ci colleghiamo, tra poco vado già a svestirmi, mi metto già nei panni da pasticcere, andiamo. Grazie. Paolo, ciao! A tra poco! Bene, diciamo che abbiamo buttato tanta carne al fuoco, anzi abbiamo messo la torta in forno, diciamo così. Ecco, ci sta. E quindi, cara Shira, cosa facciamo? E adesso ci fermiamo un attimo, andiamo in pausa, ma state con noi, a tra poco, a Di Tutto un Pop! Lo spazio musicale di oggi è riservato ad una giovane band, una band con una grande esperienza alle spalle. Sono dei veri e propri veterani del rock. A Di Tutto un Pop, i The Grunge. I remember what was done. The answers you asked.
better sign. The cockroach was out of sight. Conoscere, ma che super band questa sera ha di tutto un pop, fantastici, complimenti, e assieme a voi Massimo Dattoli, il maestro di musica della scuola School Rock di Tobiana di Prato. Sì. Ancora buonasera. Un applauso per voi, perché siete stati davvero, davvero bravi. Ok, allora Massimo, parto da te perché li voglio conoscere uno ad uno. Vai. Però partiamo un po' come è nato questo amalgama di questa band. Allora, loro sono tutti allievi della School Rock, tranne che Dario. Dario viene da Filippo Stasi, un grande batterista. E quindi io, conoscendo suo padre, ecco, è stato l'unico acquisto, diciamo, esterno, per ragioni di cose lo abbiamo incorporato nella nostra musica d'insieme. Okay. Perché il nostro fine è quello, sì, di insegnare, poi creare delle band di età più o meno omogenea e quindi poi portarli fuori a suonare. E questa sera siamo qui con voi. Di che età? Allora, loro hanno un'età media di 9-10 anni. La più grande è la Francesca, che ne ha 14, poi abbiamo lui che ne ha 13 e credo... 12. Pietro, quanti ne hai? 12. 12, ok. Sono i più grandi, loro 9-10 anni. 9-10 anni. Quindi arrivano alla vostra scuola. Come si arriva alla vostra scuola? Semplicemente con un'iscrizione? C'è bisogno di, tra virgolette, un provino? Oppure chi ha voglia di musica, di cantare? Allora, no, la scuola è aperta a tutti. Questo sì. Ora, fortunatamente il lavoro non ci manca, quindi... No, perché... però provini no, no, ancora non li faccio. Però ecco, diciamo che oltre questa band ce ne sono anche altre, giusto? Al seguito ne ho 24. Mm. Senti, e come scegli l'amalgama tra i... Non è semplice. Infatti... E tenerli uniti è anche peggio. È anche peggio. No, va bene.
in base a quelli più bravi, quello sì. Non possiamo mettere magari un batterista bravo come Dario con una cantante che magari non mi tiene il tempo, okay, o che sia brillante come la Briana, vero cara? Allora. Chitarrista d'eccezione come la Francesca, che poi quest'anno mi verrà ad aiutare anche nei campi estivi, e poi diciamo allievi scelti, ecco. Chi non studia, ahimè, saranno contenti adesso che mi sente dire così, però cioè, è vero, dai. Allora, The Grunge, innanzitutto come nasce questo nome? Me lo possono spiegare loro? Allora, chi inizia? Chi inizia? Lui ha una bella parlantina. Dario? Se non ti vergogni, Dario. Dario. Non lo sai? Non lo sai. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi me lo sa dire come mai vi chiamate The Grunge? Mi fate Brianna, timidi? Vai. Brianna, digli la prima formazione che era. Sì. Tesoro. Allora, la prima formazione eravamo con uno di 18 anni che poi passato un anno... Aveva 19 anni, però ha iniziato a lavorare, quindi ha dovuto avere solo un gruppo insieme a suo fratello. Okay. E questi si chiamano Andrea Lepore e Gabriele Lepore. Che salutiamo. Sì. Ok. Poi hanno invitato Dario. Ok. Ah, anche Pietro. Col microfono davanti, come quando anche canti, bravissima. Anche Pietro e Anna stavano con noi nel gruppo, però poi ci siamo sciolti e abbiamo preso... altri componenti del gruppo. Cioè vi siete già sciolti e ripresi, cioè una storia da band vissutissima, cioè come vissuta. E quelli nuovi sono... Vabbè, da un anno sono nuovi sono Dario, Lapo e la Francesca. Allora, Biano, facciamo una cosa, proprio tu che sei la cantante. Me li presenti uno a uno... Con il cognome. Anche il cognome, se vuoi, e mi dici lo strumento che suonano. Ok. Ok? Vai. Dario Nucciarelli, batteria. Francesca Mancia, chitarra, prima chitarra. Anna Franchi, pianoforte. Lapo Mazzoni, basso. Pietro Baggiani, seconda chitarra. Massimo Dattoli, prof di School Rock. Ecco, ma la scelta dei brani, perché dopo ne sentiremo anche altri, come nasce? Chi me lo può dire? Massimo, lo dici tu? Allora, Brianna è partita, me lo vuoi dire? Allora, no, siamo in accordo con gli altri maestri. Ok. Con la maestra di canto, che è la Delia Taurisano, che segue la parte vocale della scuola, c'è anche poi Serena, eccetera. Però il gruppo con Brianna alla voce... è capitanato appunto dalla maestra Delia per quanto riguarda la parte vocale. Perché anche il ragazzo è molto bravo a cantare. Ah, sì? Attenzione, noi ora per ragioni logistiche non lo possiamo fare sentire, però è molto bravo a cantare. Batterista che canta non è una cosa che si vede tutti i giorni. Dario, microfono. E tiene il tempo, perfettamente. Credimi, non è che... Ecco, ma se io ti chiedessi, buona. Dario, chi è il tuo batterista preferito? Chi mi dici? Filippo Stasi, dai. Tanto è popolare, per non dire famoso. Filippo Stasi e? Dave Grohl. Ah, vabbè, insomma, siamo... Invece, Brianna, tu invece per quanto riguarda il canto, ti ispiri a qualcuno? Ah, ma io ne ho tanti. scusa. Whitney Houston. Beyoncé. Posso dire per forza femmina? No. Puoi dire che ti pare. Sei anche band, no? Anche band, sì. Vasco, Michael Jackson, Freddie Mercury. Tutti. Tutto, ok, perfetto, abbiamo capito. Passa il microfono su. Ripetimi anche il nome, per cortesia. Francesca. Tu, Francesca, sei la prima chitarra, ok? Chitarrista, il primo che ti viene in mente che proprio... Slash, perfetto. Brava, tra l'altro, brava. Anna, giusto? Sì? Freddie Mercury, perfetto. Tu sei? Lapo? Basso. Basso, sì. Claudio Golinelli, bassista di Vasco Rossi. Sì, perfetto. Qui si va proprio su una ricerca. Insomma, li abbiamo affinati questi ragazzi, mi sembra. E poi abbiamo l'altra chitarra, Pietro. E anche su Slash. Anche tu Slash, ok. Pietro, io ti ho visto alla chitarra che è grandissima, ma la maneggi come se fosse
tua, ci sei nato con questa chitarra praticamente, eh? Sì, più o meno ho cominciato da quando, appena ho iniziato l'elementare, quindi... A 6 anni? Sì, già dall'inizio, da diciamo, da quando avevo pochi anni, ho già iniziato a maneggiare la chitarra. Da solo, perché hai qualcuno in famiglia che suona la chitarra, oppure tutto da te? No, prima avevo, mi sembra, Vanessa, che era la mia maestra, e poi sono passato a Massimo. Ok. Ecco, e quando arrivano a quell'età lì, cioè, che cosa si insegna? Cosa sono i primi passi da fare, Massimo? Allora, dipende dal bambino che hai davanti. Con Pietro si era già visto l'attitudine del bambino, quindi la propedeutica con lui è durata discretamente poco. Infatti Vanessa poi me lo passò quasi subito, credo dopo 5-6 mesi, Pietro, se te lo ricordi. Niente, me lo passò subito, e infatti aveva già una bella predisposizione, orecchio, e poi studiava, quindi era facile relazionarsi con lui. E questo poi, perdonami, questo poi lo ha portato a fare i primi passi nella musica di insieme, e poi alla fine ad approdare anche nel primo gruppo di cui ti parlava, appunto, Briana. Ho capito. Perché il collaboratore, Andrea Lepore, che è uno dei nostri coach, tra l'altro, sì, è lui che ha incominciato a seguire questa band quando ancora non era questa band, nella prima formazione. Ed è sempre lui che l'ha portata anche fuori, l'ha portata al San Tommaso, hanno fatto bellissima figura, e ci siamo anche ritornati adesso con questa formazione. Diciamo, tra virgolette, ora il merito può essere relativamente mio, però io ho trovato sotto un certo aspetto il lavoro già fatto come band, certo, che è semplice così. Poi che come insegnante li seguo tutti, tranne che appunto Dario, Briana e Anna, che è sempre seguita da Delia Taurisano, e quindi, ripeto, gli insegni, per riallacciarmi a quello che, alla tua domanda, no? Molto, molto precisa, è molto problematica anche per noi. Come assegniamo i brani? I brani vengono assegnati nel rispetto della vocalità, nel rispetto anche della difficoltà della batteria e naturalmente anche delle chitarre. Quindi sì, il bambino può muovere la sua richiesta, però lei ha parlato di Whitney Houston, la voce ancora, poi sicuramente sarà, insomma, certo, si vede il buongiorno dal mattino, certo, no? Certo. Però c'è da rispettare ancora le età, gli step. E poi in tutto questo c'è la parte fondamentale, secondo me, che è il divertimento. Perché qui, cioè, vediamo che loro amano suonare, cioè sono entrati qui dentro, non vedevano l'ora di prendere gli strumenti in mano. Quindi penso che per loro sia proprio divertimento allo stato puro. Sì, 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 sì. Quante, chi mi risponde? Chi ha il microfono? Ecco tu. Quante volte provate a settimana? Allora, no, noi proviamo il sabato una volta a settimana. Ah, quindi. Ok, quindi voi una volta a settimana siete così bravi. Io conosco gente che prova tutti i giorni, proprio zero. Come no, fa? No, ma studiano tutti i giorni. Studiate tutti i giorni, ho capito, ho capito. Sentite, ragazzi, io ho da chiedervi un piacere. Adesso ci regalate un altro pezzo, va bene? Andate a suonare un altro pezzo, quello che volete voi, io non ho problemi. Però poi il finale della trasmissione, la sigla finale di Tutto un Pop di questa sera, io la vorrei affidare a voi assieme ad Elio Capecchi, che è il nostro menestrello, il nostro cantante, ok? Vi va di fare questa cosa assieme a lui? Un pochino più di entusiasmo. Vi va di fare? Okay. Ok, no, perché magari non conoscete Elio, ma adesso ve lo faccio conoscere, va sicuro. Canta insieme a noi. Canta insieme a voi, ma sì. Ma le sa le nostre canzoni? è questo che mi preoccupa. Vediamo se siete veramente... Posso... Secondo te, vediamo, che ci sto a fare? Vediamo se siete veramente bravi, va bene? Ok?
Allora, a di tutto un pop, adesso vi alzate piano piano, ok? Andate a prendere postazione perché c'è un altro vostro pezzo. Prego, andate, andate. È bello vedervi passare davanti, non mi importa. Adesso andiamo a sentire. Qui c'è un pezzo fantastico, pronto da ascoltare. Intanto, Massimo, io ti ringrazio di aver portato questa realtà, ma insomma in futuro ce ne saranno sicuramente altre. Allora, i The Grange con Seven Nation Army. Dopo tutti questi anni ci mancherebbe altro. Che puntata ricca quella di oggi di Tutto un Pop, però naturalmente collegamento la fa da padrona, perché insomma siamo collegati con un'eccellenza toscana, col maestro Paolo Sacchetti e la pasticceria Nuovo Mondo di Prato. Abbiamo già visto tante golosità, insomma qua ci è venuta fame, perché poi registriamo una certa ora, non ceniamo mai, ceniamo dopo, quindi insomma vedere queste cose ci fa venire fame. Poi pensare che c'è Emanuele lì
e insomma a me mi fa venire anche un po' più di nervoso, perché dice, guarda, lui fa sempre questi collegamenti in giro, fuori, belli. Comunque, caro Emanuele, dove sei e cosa stai facendo? Vedo che sei nel laboratorio del nostro maestro. Con il suo grembiulino. Allora io, sì, Simone, sono arrivato qua con il grembiule di Tutto un Pop, che ormai è scritto nel mio contratto, che ogni volta che mi avvicino a qualcosa di culinario devo mettere il grembiule. Paolo, ormai devo dire una bischerata, ma ora andiamo sul serio, perché si sta parlando, siamo qua, Simone, nel laboratorio di Paolo, il quartier generale, da lì dove nascono tutte le delizie, e soprattutto adesso vedremo le famosissime pesche di Prato, giusto? Giusto, infatti proprio le faccio per voi e soprattutto per te, così metti le mani in pasta, anzi in questo caso nell'Archemis. Metto le mani nell'Archemis, che devo dire mi ricorda molto mia nonna, perché faceva gli amaretti con l'Archemis, però vabbè, questo Archemis mi ricorda sempre. Soup inglese, è un classico della pasticceria toscana. Allora l'Archemis. Io direi di iniziare mentre lavoriamo, poi ci racconti anche un po' di te e perché ti sei avvicinato a queste pesche di Prato, che... Io mi sono avvicinato perché sono goloso e per quello ho fatto il pasticcere. Le pesche di Prato nascono perché quando nell'89 ho aperto qui, io ho portato anche le pesche, già facevano tutti, un dolce che fanno dappertutto. Però ho avuto la fortuna, insieme a un cliente editore diventato amico, e mi ha proposto di fare un libro per la provincia sulle pesche. E da lì queste pesche sono diventate famose, sono venute... E da lì la situazione, diciamo, è sfuggita di mano, diciamo che è diventato un tuo alleato le pesche. Sono un mio cavallo di battaglia, dappertutto dove vado, negli eventi, tutti mi chiedono queste pesche. E allora io inizierei, iniziamo. Ti spiego, funziona che si impasto la pasta brioche, quella sì, la comune pasta lievito, e faccio un filoncino e faccio delle palline. Le tornisco e le metto a lievitare. E queste sono state fatte 2 ore fa, stanno lievitando. Che bello! Una volta sono quasi triplicate, vado a metterle in forno e diventa così. E quindi otteniamo... E adesso? Otteniamo questa struttura. Ah, proprio... E questo, chiamiamolo il segreto, l'impasto della pasta brioche. Vedete, stasera vi portiamo a scoprire il segreto delle pesche dove di Prato. Poi vado a fare un piccolo foro, dopodiché vado a inzupparla. Ora lo faccio io. Perché è importante questo passaggio, perché il successo di queste pesche è l'equilibrio, l'armonia. Io ho 12 grammi di pasta brioche, dove devo andare a mettere 12 grammi di inzuppitura. E questo è fondamentale. Non la bagno completamente, se ne bagna solo per metà. Perché devo avere masticazione in bocca. Ah, non deve essere eccessivo. Non deve essere eccessivo. Quindi io ho questi 12 grammi, vado a fare questo lavoro in maniera che con la sensibilità, l'esperienza, so che ho messo altri 12 grammi. Adesso provi te. Provo, allora proviamo. Con una mano sola. Con una mano sola, ovviamente. Allora io te la buco. Sto provando, e così senti? Sei come quando si raccomodava le camere d'aria alla bicicletta. È vero, per sentire. metto, inserisco così, va bene il dito. Ragazzi, sto inserendo questa meraviglia nell'Archemis. Vai dentro. Pronto, va dentro. Esce l'aria e entra l'insuppitura. Esco, levo, tolgo. Fai sentire. Non hai messo, se no, 6-7 grammi ancora. Io. Togli. Ora ci siamo. Guardiamo se torna veramente bene. Guardate, ho una mano piena, è come una pesca la mia mano. Guardiamo. Vedi, ci sono? No? Ci sono. Quasi. Qui ce ne sarà 10. Vabbè, però benissimo. Faccio altre 2. E poi si fa la parte importante, perché come ti ho detto deve essere un equilibrio, un'armonia fra la pasta brioche, l'inzuppitura e la crema pasticcera. Ok, quindi andiamo avanti, ecco, concludiamo il passaggio. Simone, concludiamo il passaggio. Metto la crema dentro, 6 grammi dentro, poi ne metto 6 grammi sopra. Ok. Accoppio. Che bello, è un matrimonio pazzesco. Vado a zuccherarla. La metto nel pilottino e poi, come ogni pesca e si rispetti, ci fa il picciolo. Questo è un quarto di scorza d'arancio candito. Vado ad applicare il mio picciolo. E questa è la pesca appena colta dal pesco. Eh?
Faccio un applauso, un applauso. Allora io per terminare il collegamento posso provare anch'io a provare. Ecco, devo, vedi, devo. Vedi, oh, devi, devi, d'accordo, devo. Allora, grazie maestro. Ok. Ma sì, facciamo a cambio, vieni. Vai. Oh, vai. Grazie, che onore. Allora io prendo, non ho mai preso in mano una sacca posta. Non è vero, l'anno scorso l'ha fatto. No, non sono mai così. Ho già sbagliato. E la devi strizzare. Dentro, eh? Dentro. È come dentro. Una siringa. Come una siringa, vai. Bene, ora la metti ancora sopra. Ancora sopra. Perfetto, perfetto. Basta. Vai di là, nell'altra. Nell'altra. Bravissimo, così. E ora? Ora lasci la sacca a posto. La lascio, unisco. Bene. Vai. Che dalla base, fai dalla base. Una V, come una V. Come una V, così? Sì. Così? Vedi, cresce la crema all'interno. Vai, pigia. Pigio. E la crema, vedi, cresce. Oh. Cresce. Bravissimo. E ora? Ora la passi nello zucchero. La passo nello zucchero così. Sacchete. Bravissimo. Sacchete. Basta. Basta. E la metti nel pilottino. La metto nel pilottino, guarda, la metto qua e scorta. Picciolo. Picciolo, questo. Bravissimo. Metto, attenzione amici telespettatori, guardate, uno, due, zac. 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 Laurea in pasticceria presa in 5 minuti. No, si scherza. C'è una leggera differenza, tra la tua e quella di Sacchetti, però va bene, dai. È la tua prima pesca, c'è di bravo, ma ci pensi, Emanuele? Guarda, io sono emozionatissimo e guarda, domani vengo in pasticceria tutti i giorni a vedere, a imparare. Simo, vuoi fare una domanda a te oppure ci vediamo per un altro dolce particolarissimo dedicato al tempo di Quaresima che ci stava avvicinando anche in questo? Certamente. Un'altra allora, specialità di... Ci ricolleghiamo più tardi perché siamo curiosi anche di questo dolce. Ringrazio ancora Paolo Sacchetti e grazie anche a te che questa volta insomma hai messo le mani in pasta e quando ti sporchi le mani è il vero lavoro da reporter, è così mi piace. Bravo Emanuele. Tutte zuccherose piene di alchemist. Ci vediamo tra poco, noi andiamo, c'è da fare, c'è tanto da fare in questo laboratorio. È entrato nel ruolo, ci piace. Davvero. Invece noi continuiamo con i prossimi ospiti, cara Sheila. Esatto, rimaniamo un po' in tema cibo, sì. Perché adesso andiamo a parlare di un evento molto particolare che si terrà il prossimo fine settimana alla Caffetteria del Teatro Moderno di Agliana. L'evento si chiama Vini e Vinili, magari qualcuno di voi già lo conosce perché ha la sua ottava edizione. Un modo nuovo per accostare con sapienza ed ironia dischi storici e ottime bottiglie di vino. Buonasera. L'accoppiata per questa sera di Vini e Vinili, la mia accoppiata è la Bianca di Lune, abbinato a un disco di Brando Hardy, La Pulce d'Acqua. Iniziando dal vino. Il La Bianca di Lune Bosone è un bianco armonioso e seducente, prodotto nel lembo orientale della Liguria, verso il confine con la Toscana. Si tratta di un equilibrato vraggio dalla varietà a bacca bianca storicamente presente sul territorio, che creando un blend dal profilo leggermente aromatico, molto gradevole e accattivante, è un vino che si abbina splendidamente con la cucina di mare del territorio. Ma cosa c'entra un vino ligure con Brando Hardy? Qual è il legame? Brando Hardy nasce a Cugiono, un piccolo comune del Milanese, il 12 febbraio 1950, nella casa della nonna materna, ma all'età di 3 mesi si trasferisce al seguito della famiglia nel capoluogo ligure. È a Genova che Brando Hardy conosce l'ambiente musicale della scuola dei grandi cantautori, di cui facevano parte a partire dagli anni 60 artisti come Umberto Bindi, Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Gino Paoli e Luigi Tenco. Ma per questo... Per vini e vinili non basta e io voglio fare di meglio, ma purtroppo non sono bravo con le parole, non lo sono mai stato. E dopo aver accartocciato qualche foglio, l'altro giorno decido di chiedere aiuto proprio a lui, al maestro. Dopo varie peripezie riesco ad avere il suo numero, un bel respirone e lo chiamo. Uno, due, tre squilli, niente. Quando ad un tratto sento un flebile, pronto? Buonasera maestro, mi scusi il disturbo, mi chiamo Fabiano e vede, tra qualche sera parteciperò ad una serata chiamata Vini e Vinili, una cosa tranquilla tra pochi intimi, dove lo scopo è degustare del buon vino ed ascoltare buona musica, il tutto accompagnato da 2 o 3 parole che spieghino perché si propone quel vino con quel vinile. Quindi, vede, per me sarebbe un valore aggiunto ed un grande onore se lei potesse raccontarmi un particolare o un aneddoto su quell'album. Silenzio. Ecco, pensavo tra me e me. Ora mi ci manda.
E invece no, una risposta me l'ha data, secca, decisa, lapidaria. Fine della telefonata. Ecco, questa cosa qui per me è stato un flashback al 1999, anno in cui facevi il militare. Tutte le sere un mio ex commilitone si sentiva con la sua ragazza e puntualmente terminava la telefonata con: ma forse sono un ottimista, un sognatore, o forse solo un ingenuo. Ma come quella ragazza nel 99, mi piace pensare che dall'altra parte del telefono un artista mi abbia salutato così. E questo era Fabiano Senserini, campione in carica di Vini e Vinili. Ma entriamo dentro questa... questo evento, un evento particolare, ne parliamo con due degli organizzatori, ideatori, però insomma dietro ce ne sono tante di persone. Giunta all'ottava edizione, Vini e Vinili, con noi Leonardo Galligani e Eleonora Tosca. Eccoli qua, applauso anche per voi. Aggiungo io quella vecchia volpe di Leonardo Galligani. Una vecchia volpe, però è per me un onore, perché tornare qua negli studi di TVL è sempre un piacere, anche perché, voglio dire, se potessero parlare queste mura... Ma lasciamo perdere. Cioè, no, si parla di 20 anni fa, quindi insomma, sì, forse è passato un po' di tempo. Ma... Va bene, va bene. Allora, però insomma, ci ritroviamo per questa manifestazione che si svolgerà il prossimo venerdì al Teatro Moderno di Agliana, ed è una manifestazione, come avete capito un po' anche dall'introduzione di Shira, un evento che è partito così come una cena tra amici per poi diventare una cosa ufficiale. Però Eleonora, inizia un po' tu a introdurci in questo fantastico mondo di Vini e Vinili, che sono due delle cose secondo me fondamentali, il vino e la musica. Vini e Vinili nasce nel 2015 da un'idea appunto mia e di Maurizio Mangoni, che è il fondatore dell'Associazione Culturale Vini e Vinili, e nasce davvero come una festa in quella che era casa nostra. E, prima edizione, seconda edizione con 7-10 concorrenti e poi sempre di più, fino al 2019 in cui nel nostro soggiorno eravamo 42. Un po' troppe. Per cui... Perché veniva fatta proprio in casa vostra? Sì, 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 sì. Ah. Sì. E quindi inizia come una cena tra amici, quindi diciamolo proprio, il regolamento è molto semplice. Si deve presentare, come ha fatto Fabiano, un vino abbinato ad un vinile, a un disco che ci ha particolarmente a cuore. E raccontare una storia. E raccontare una storia, che è fondamentale. Sì. Quindi uno storytelling che abbia il vino e la musica come protagoniste, giusto? Questo è un po'. Sì, sì. E quando è che vi siete accorti che insomma questa cosa poteva interessare veramente tanti, al di là delle 42 persone in soggiorno, che insomma sarebbe una follia, però insomma... Ma diciamo che un po' è stato, diciamo, la forbice l'arrivo del Covid, che certo. Infatti due edizioni purtroppo le abbiamo dovute saltare, e dopodiché, quando ci siamo tutti riaffacciati a quella che poi era la socialità, abbiamo pensato di farlo in un locale, per cui abbiamo scelto la caffetteria del Teatro Moderno, che sarebbe il Foyer, che è un posto dove davvero c'è la possibilità di creare, no? E proporre cose nuove, diverse. E quindi siamo sbarcati, diciamo, in un locale pubblico, e ho chiesto a Leonardo di accompagnarmi in questa... questa avventura. Ma perché proprio Leonardo? Leonardo Galligani, insomma, voce, showman, ma anche presentatore tendente all'ironico. A volte ho avuto anche paura che tu mi facessi le scarpe, ma tu ne avresti ben donde, ecco. Ma che dici? No, in realtà, diciamola tutta. Allora, Eleonora e le viole, per e la le precisione. Viole, e le viole, giusto. E là dietro la grande mente del geometra Mangoni, ovvero Maurizio Mangoni. Qui si parla, è vero, che si parla di cene fra amici che sono esplose, ma in realtà qui stiamo parlando di due musicisti veri, nel senso cantautori, persone che scrivono musica e che calcano la scena, diciamo, direi nazionale da diversi anni. Quindi per me è stato un onore
entrare a far parte, diciamo, ci conosciamo ormai da tantissimi anni, però nel senso, quando poi c'è stata l'occasione di far diventare queste scene fra amici qualcosa di più, diciamo, non ho mancato di poter dare il mio supporto, per me graditissimo, anche perché, torno a dire, è vero che si tratta di abbinamenti fra vino e canzoni, vino e vinili, ma in realtà dietro, appunto, viene tutto da persone che sanno di musica, che vivono di musica, che respirano musica, e anche le persone intorno a questo orbitano, sono tutte persone che amano musica e vino e sfruttano il palco del foyer del moderno proprio anche per cercare di raccontare il loro rapporto con la musica, il che è bellissimo, perché ormai raramente succede di ascoltare musica insieme, e quindi è come ritrovarsi fra amici, come succedeva forse negli anni 60-70, in cui si ascoltava il giradischi e si diceva cosa si pensava di una canzone. Ormai no, con i tempi del... No, non che io voglia fare dietrologia, benissimo, la modernità, no, però voglio dire, oggi parlare intorno alla musica accade sempre meno spesso, quindi questa è una delle occasioni, e devo dire che è piacevole, perché non si ha l'ardire di voler fare una lezione sulla musica, ma in realtà si racconta la propria esperienza una canzone. Che... Sì. Ecco, Eleonora, però ecco, diciamo che in un'epoca come questa, dove il raccontare lo fa un po' da padrone, siamo tutti un po' storytelling, quanto ci piace raccontare storie, in un certo senso una manifestazione come questa ti impone anche di ascoltare le storie, che è una cosa altrettanto importante, perché se tutti raccontiamo poi alla fine non c'è nessuno che ascolta. Invece una storia come Vini e Vinili mi sembra che ci sia un buon dosaggio tra il raccontare e l'ascolto, che poi sia l'ascolto della musica o l'ascolto di una storia, perché Fabiano ha messo proprio del suo nel racconto che ha fatto, quindi il bello è proprio questo. Ma ci sono delle attenzioni particolari per poter partecipare, oppure basta la voglia di buttarsi e provare? No, basta la voglia di buttarsi e provare. Noi amiamo comunque tutto quello che è condivisione, amiamo moltissimo il cibo, infatti diciamo che il punto focale è proprio il cibo, okay, che non può mancare. Perfetto. Prima facevamo da mangiare io e Maurizio, anzi più Maurizio, per tutti. Per cui... Facciamo un applauso a Maurizio. Bravo Maurizio. Che dietro le camere, ma sembra quello che muove un po' tutti i figli. Per cui ecco, la condivisione e l'ascolto sicuramente sono il punto fondamentale di Vini e Vinili, sia nella vecchia forma, sia in questa forma nuova, dove appunto è diventato uno show, è diventata una cosa davvero molto divertente. Tra l'altro vedo che qui avete portato qualcosa. Che cos'è? Questo è il premio, sì, che è come la Coppa del Mondo, sì, cioè che non è di nessuno, ah, finché non viene vinta tre volte, ma per ora non è ancora successo, e viene inciso con il pirografo a caldo. Con il nome del vincitore. Certo, con il nome del vincitore a ogni edizione, sì. Ci avete pensato proprio a tutto. E quindi purtroppo, un po' come la coroncina di Miss Italia, Fabiano ora dovrà restituirlo e fa sì che... Ecco, però se c'è un premio, c'è quindi un vincitore e quindi c'è un regolamento, immagino ci sia una giuria, giusto? Il regolamento in cosa consiste? Cioè, non credo che uno possa fare un'ora di presentazione, cioè c'è un tempo minimo. Sono 2 minuti e mezzo massimo, apprezzate anche le presentazioni più brevi. Ok. E abbiamo una super giuria costituita da appunto il fondatore dell'Associazione Vini e Vinili e altri personaggi che vengono scelti appunto da Maurizio. E poi abbiamo 4 giurati con punteggi variabili, i super giurati possono votare con punteggi più alti, non mi ricordo esattamente quanto, e poi la giuria popolare è immancabile. Certo, ecco, avete creato questo format che, vabbè, in questo momento è sicuramente il teatro moderno di Agliana, insomma, sempre lungimirante su tante cose, però dico, è un format che teoricamente è esportabile, vi piacerebbe dargli un respiro più ampio, lo possiamo dire qui a Di Tutto Un Pop, sì, sì. Leonardo, non lo so, ditemi voi. Volentierissimo, è già accaduto tra l'altro, perché è accaduto di portare Vini e Vinili nelle Marche e diciamo ovunque è graditissimo il poterlo portare, proprio perché il messaggio universale, diciamo, nel senso si fa appello allo stare insieme, al bere del buon vino, ascoltare della buona musica e mangiare, come
come diceva Eleonora, e questo modello sicuramente nel senso può essere esportabile ovunque, quindi ci conforta il fatto che di edizione in edizione diciamo sia i concorrenti che i partecipanti siano sempre più numerosi, e questo ci dice che fondamentalmente le persone sentono proprio il bisogno anche di tornare in un teatro, in un posto fisico, a incontrarsi per condividere, come diceva Eleonora, realmente, no, qualcosa, scambiarsi delle opinioni, un bicchiere di vino e guardarsi in faccia. Sembra straordinario, a noi questa cosa impressiona, perché partendo da una scena fatta in casa abbiamo visto in realtà c'è proprio questo bisogno alla fine di ritornare a scambiarsi, a vedersi, a parlare insieme e avere un po' di convivialità veramente con gli ingredienti più sani, no? Alla fine musica, vino, cibo e stare insieme, come dicevo. Quindi questo vediamo può attrarre la provincia come la grande città e insomma... Io e il Eleonora. Mondo siamo disponibili, vedo belli convinti, infatti magari la esportiamo dentro l'Ora Verde nel programma del nostro direttore. Esatto. Lo so che volete puntare a quello, Leonardo. L'Ora Verde è un po' il nostro sogno nel cassetto, diciamo. Leonardo me lo dice. E poi vorremmo aggredire Lamporecchio, se fosse possibile. Allora, attenzione, Lamporecchio, possiamo fare Lamporecchio, Ora Verde, attenzione. Va esatto. Bene. Allora, l'appuntamento è per venerdì prossimo al foyer del Teatro Moderno di Aiana, da che ora? La cena dalle 20. 20. Lo spettacolo dalle 21:30. Aspettiamo tutti numerosissimi. Esatto. E se qualcuno fosse interessato ad avere vini e vinili nel proprio locale o comunque situazione, come può fare? C'è un modo? Ci può scrivere sui nostri social, c'è la pagina di Vini e Vinili o le nostre pagine personali o quella di appunto del fondatore dell'associazione Vini e Vinili, che è anche il nostro manager. Esatto, il grande geometra Mangoni. Geometra Mangoni, ancora un applauso per lui. E un applauso anche per voi che siete stati con noi a portarci questa idea innovativa di presentare vini e musica assieme. Grazie mille, grazie ragazzi. A te, Simone. Grazie. Consigli letterari avrà per noi il nostro avvocato Franco Legni questa settimana? Scopriamolo assieme con la rubrica letteraria più a rischio denuncia di tutte le rubriche di TVL, ovvero Libri e Legnate. Libri e Legnate con il nostro Franco Legni, sopravvissuto a Sanremo, sopravvissuto ad un'intervista con Cruciani la scorsa settimana, quindi già è un... Più facile Cruciani di Sanremo, comunque. Tra le altre cose. Allora, stasera molto casual. Io sì, ogni tanto si può provare. Mi incoraggia, perché la prossima volta anch'io maglioncino. Io in realtà ieri sono stato a giocare a pallone, mi sono fatto male e oggi non riuscivo a mettermi qualcosa di più impegnativo. Ancora la tua età. Sì, sto cercando. Ma qual è il tuo ruolo, tra le altre cose? Il mio ruolo è quello che gioca male. Comunque, di norma in difesa. Il mio socio, però, nel frattempo si è rotto il piatto femorale, qualcosa simile, non lo so. Insomma, ora. Quindi, uno studio di acciaccato. Sì, sì, è un sanatorio, è diventato. Perfetto, quindi, perfetto. Vabbè. Ma noi non siamo qui a parlare di infortuni, né tantomeno di calcio, anche se qualche volta lo dovremmo fare, ma parlare di libri. Di cose si fanno da fermi, si legge, quindi. Il primo libro di cui vi voglio parlare si intitola Il Monacello di Napoli, è edito da Adelphi ed è scritto da Anna Maria Ortese. Adelphi pubblica i libri di questa donna da molto tempo, li sta divulgando e fa bene, perché sono opere molto molto ben fatte. Questa in particolare è un libro composto di due episodi. Il Monacello è la storia appunto di una figura anche tipica napoletana, di questo monaco giovane, un giovane monaco un po' deforme e molto vivace, che qui è rimasto chiuso dentro un armadio e insomma è un racconto un po' ampolloso, fatto di fantasmi, di leggende e come dice anche lei di quei luoghi, di quelle case in cui
ci sono molte cose belle di cattivo gusto. Tant'è che il e di proprio di questo un po' parla il secondo racconto, che si chiama Il Fantasma, ed è parla del fantasma della morte, diciamo. Quello che si apprezza di questi libri di questa autrice è lo stile molto napoletano, dicevo, ampolloso, un modo anche antico di raccontare le cose, popolare, sono leggende popolari, riraccontate, molto divertenti, non comiche, però divertenti. Strappano quel sorriso. Strappano il sorriso, si fanno leggere, è un po' un passo indietro, ma alla fine la morale è sempre abbastanza attuale, nonostante siano testi usciti a puntate, quasi come a puntate settimanali sui giornali negli anni 40. Quindi, insomma, bisogna anche calarsi nella dimensione di un qualcosa che non è appena uscito dalla casa editrice. Però ne vale assolutamente la pena, è molto, molto divertente. Si recuperano sempre su Adelphi i libri dell'Ortese, si recuperano molto facilmente, ce ne sono già tanti. Il Monacello di Napoli, che sarebbe O Monacello, come direbbero i Mother Language. Continuiamo? Secondo libro, visto che si parla di Mother Language, invece di un autore straniero, assai conosciuto per ben altre situazioni. L'autore è Tom Hanks, ovvero Forrest Gump, l'uomo di The Terminal, Castaway, Catch Me If You Can, tutte colui che va a salvare il soldato Ryan e mille altre avventure, che per la seconda volta si cimenta in un libro, anche questo è edito da Bompiani, in un bel libro che, insomma, si presenta bene, con foto dell'autore in sede tergale, che però, se il primo libro che era uscito suo era un libro di racconti, questo è un vero e proprio romanzo che ha come argomento qualcosa che lui conosce bene. Si sa che gli autori devono parlare di cose che hanno nelle loro corde, che conoscono, nel loro bagaglio, e lui qui parla di come nasce un capolavoro, che dà il titolo a questo libro, Nascita di un capolavoro del cinema. Ma è un romanzo o è un romanzo di un parte da un bambino che incontra suo zio, reduce dalla guerra, e che, come tanti reduci, ha delle stranezze, è diventato un motociclista, lo lascia in un bar e chiamano la polizia, allora sparisce, insomma ha un incontro fugace. Lo rincontra da grande, che il bambino è già diventato autore di fumetti, e dentro il libro c'è una striscia ideata da Tom Hanks, ma disegnata da un disegnatore di fumetti, molto in stile anni 50. Dopodiché il rapporto, diciamo, si riallaccia e viene l'idea di fare un film. Il luogo naturale è quello del loro paese natio, cioè del loro paesotto nel Midwest americano, e nasce questa idea del film, e soprattutto si comincia a parlare proprio degli operatori, degli attori, dell'antidiva che c'è nel film, insomma del Dolly che va su quando si registra dall'alto. È un romanzo dove lui racconta anche un po' il backstage. Beh, sì, si nota un grande amore per il cinema, è un omaggio al cinema, e lui, insomma, ora che si è dedicato alla letteratura, naturalmente ha unito le due passioni in un bel romanzo che, appunto, per gli amanti del cinema sapranno assolutamente goderlo. Vuoi farmi una domanda che ogni tanto mi fai? L'hai incontrato, Tom Hanks. Ho incontrato Tom Hanks a una festa a New York qualche anno fa, a Tribeca. È gigantesco. Ah, sì? È gigantesco. Io non sono un uomone, sono un uomo medio. Lui era molto più grosso di me, ma anche molto simpatico. In realtà lo trovai fuori dalla festa, che lui stava ridendo e scherzando con un barbone, un clochard, insomma, che voleva entrare alla festa, e quindi fece lì il suo show, poi si mise a ragionare con chi ne aveva voglia prima di entrare. Insomma, quindi, scusami Franco, siamo a Tom Hanks, Lou Reed, se non sbaglio, mi ha detto. Sì, certo. E Noel Gallagher. Fra quelli confessati, poi ne avremo quelli confessati. Vabbè, no, ma mi piace scoprirlo via. Comunque, per la serata arrivo anche Jane Fonda. Vabbè, ma insomma, chiudiamola qua. Appena fa un libro Jane Fonda, ne parleremo. Questo è edito da Bompiani, come dicevo, Nascita di un capolavoro del cinema. L'autore è celeberrimo Tom Hanks. L'ultima proposta di oggi, invece? Ultima proposta. Allora, io non dico mai che un libro è migliore dell'altro. Cerco di portarli sempre molto differenti, di modo che non sia giusto, non si facciano paragoni. A volte c'è saggistica,
Questo però mi ha veramente diviso in due, proprio questo mi ha preso tantissimo. Il libro si intitola Le schegge ed è di Bret Easton Ellis, che è l'autore di American Psycho. Torna con un romanzo spietato, lui è incagliato negli anni Ottanta, proprio è fermo lì. C'è rimasto degli anni Ottanta, un romanzo omosessualissimo e violentissimo, parla di un serial killer e di un ragazzo che racconta la sua permanenza a scuola, un college per ricchissimi nella Beverly Hills, nel Bel Air americano, sconvolto da dei crimini che succedono a Los Angeles. Non dico altro, non entro nei dettagli perché non voglio rovinarli. Il libro è tempestato da migliaia di citazioni relative alla musica. Ogni volta da qualche parte dice stavamo ascoltando Elvis Costello, stavamo ascoltando, che ne so, i Doors, anche se erano fuori moda. Ti viene quasi voglia di farti una playlist. Io li sto segnando tutti sul mio Spotify e me li risento. Sono segnati Cars, tutti complessi, e dice anche la canzone ovviamente, certo. Tutti complessi tipicamente degli anni Ottanta, vagamente di nicchia, molti anche conosciutissimi, Brian Ferry, che ne so, con pezzi un po' particolari, ma centinaia, oppure l'abbigliamento che lui metta, le topside, il fatto le camicie di un certo tipo e la vita che fanno loro, costellata di droghe pesanti, di eccessi, di cattiverie, di psicofarmaci. È un libro di una cattiveria sottocutanea meravigliosa e ti prende. Non l'ho ancora finito perché l'ho iniziato questa settimana e sono a 100 pagine dalla fine e non vedo l'ora di andare via di qui per finirlo. Il finale, mi dicono, c'è chi mi dice che sia stupefacente, come stupefacente, diciamo, in tutti i sensi, è questo libro, Le schegge, edito da Einaudi, di Bret Easton Ellis. Mi è piaciuto? Ti è piaciuto? Mi pare proprio di sì. Guarda, io non ti rubo altro tempo, corri a casa a finirlo di leggere, d'accordo? Franco, grazie mille e alla prossima. A voi. Tornati a Di tutto un pop! Allora, siamo curiosi di vedere Emanuele Nanni che cosa ha preparato per noi adesso con il maestro Paolo Sacchetti. Abbiamo già visto che ha messo le mani in pasta, ma soprattutto nell'Alchemens, per creare presso la pasticceria Nuovo Mondo la sua prima pesca di prato. E adesso chissà quale altro dolce ci ha preparato. Emanuele, ci senti? Ti sento, Sheila, ti sento. Guarda, beh, guardate come scende questo impasto che tra poco andremo a vedere. Sheila, Simone, io vi dirò di più. Qua, parlando con Paolo, ho scoperto che abbiamo a cospetto il vicepresidente dell'AMPI, che è l'Associazione Maestri Pasticceri Italiani. Com'è questa cosa, questo impegno? È un impegno importante perché si tratta di confrontarci due volte l'anno e c'è tanta preparazione per fare questo. Ma d'altra parte non si finisce mai di imparare, soprattutto da quelli bravi. E quelli bravi fanno parte della nostra associazione. E il presidente è? L'abbiamo... Salvatore De Riso. Sal De Riso. Conosco anch'io, seppur sono ignorante nella materia pasticceria, ma da stasera no. Allora io andrei subito a mostrarvi una curiosità, una chicca, che sono i quaresimali. E io ho chiesto subito, vabbè, siamo in quaresima, anche il mercoledì delle ceneri, però che cosa sono? È un impasto di nocciole, mandorle, zucchero e albume e cioccolato, nient'altro. E allora mentre... Si raffina tutto alla raffinatrice e otteniamo una pasta che l'abbiamo scaldata, perché è importante per la lucentezza del biscotto. Andiamo a riempire la nostra sacca a poche, ne mettiamo un po', dopodiché facciamo delle lettere. E perché le lettere? Ecco, perché le lettere? Cioè, scuola? Perché la leggenda narra che in un convento, a fine 1800, in un convento dalle parti di Calenzano, le suore che avevano convitto dei bambini durante la quaresima, come logico che sia, dovevano fare digiuno. A quei tempi, insomma, era molto rigorose. Però, mosse a compassione, Madre Superiora studiò questa cosa. Diciamo. Fece dei biscotti a forma di lettera, dove diede il discorso di Henry, no? la parola del Signore. Quindi ai bambini l'escamotage, perché
la Chiesa ne sa sempre una più del diavolo, tirò fuori questa cosa che dando dei biscotti a forma di lettera davano da mangiare il corpo di Cristo. Era questo, e da qui il fatto che poi è stato ripreso e fatto tutte le lettere, abbiamo avuto la parola del Signore. Chiaramente possiamo fare tutte le lettere. Ecco, io chiederei, posso provare a scrivere il di tutto un pop nostro? Ma guarda, ora lo faccio io. Ecco, non sarà meglio. Tu. Scusa Simone, guarda, provo io di tutto un pop, guarda, allora facciamo come prima. Come prima, io ti tengo il microfono. Però mano destra, mano destra, governa come fosse una penna, qui lo tieni, serve solo per tenere, lo devi... Okay. Frizzare. Allora io fo una cosa in più rispetto a te, faccio l'hashtag perché almeno su Instagram lo tagliamo. Guarda, faccio un hashtag, verrà una cosa bruttissima, provo, no, niente, fallito. Oddio, però proviamo a fare la D, proviamo a... No, figuraccia, volevo fare una cosa nuova, ma allora... Bravo, vedi? Però vedi, molto il maestro mi ha segnato, io voglio fare l'hashtag e non mi riesce. Vai, sei tornato a scuola, fa un tuo a scuola, c'hai la maestra, mi adesso, guarda, fai le stanghettine, brava, bravo. Per parlare sempre di cose tradizione toscana, ok. La cosa però che mi stupisce, Paolo, è che vedo che te hai, diciamo, ripreso le tradizioni, soprattutto di Prato, e le hai reso, gli hai dato un nuovo successo. L'abbiamo portato a... l'abbiamo rispolverato quello che ormai si faceva in maniera un po' stantia, l'abbiamo rinnovate e questo ha dato ulteriore spinta a questi dolci, erano già buoni. E ora chiaramente i fratesi giustamente ci tengono a portarle a giro per il mondo. Vedi, e poi diceva Paolo, intanto io ho scritto di tutto un pop, guarda, diceva Paolo che qua vengono anche da tutta Italia, scritto, anche da varie parti, a chiedere le pesche di Prato. Chiedono le pesche di Prato, si riconosce, quando viene i fratesi, gli indigeni, mi dico io, mi dà sei pesche. Invece chi è di fuori dice mi dà sei pesche di Prato, e da lì tu capisci che sono da fuori. E io ne vendo più fuori che in città. Che meraviglia. Allora io vorrei concludere, e concludiamo, perché c'è l'animaletto, diciamo per così, la mascotte di questa pasticceria, che è il lievito. Finito la Quaresima c'è Pasqua, e questo è il lievito naturale che io ogni 4 ore rinfresco. Lo faccio regolarmente anche per le brioche e per altre cose, però ora diventa importante perché fra un po' si inizierà a fare le colombe. Quindi ora io prendo questo impasto, chiaramente mi laverò le mani, giustamente, perché è importante la pulizia, e vado a aggiungere 200 grammi di farina, 200 grammi di madre, 100 grammi d'acqua, lo faccio impastare un quarto d'ora e poi lo lego fino a domattina, che poi lo riprenderò. È come un bambino, ogni 4 ore lo do da mangiare. Io facevo così con il Tamagotchi, Simone, negli anni 90, però penso sia una cosa diversa, finiva malissimo col Tamagotchi, moriva, insomma. Il lievito madre è una cosa importantissima, io faccio parte anche del consorzio, del consorzio del lievito madre dal rinfresco, è una cosa seria, noi si dice un bambino ma così via, perché il lievito madre ha tanta più digeribilità dell'altro lievito, questa è la cosa già principale. E poi chiaramente se lo curi bene ti dà soddisfazione quando la roba in forno cresce e fa degli alveoli straordinari. Paolo, io ti ringrazio, e anche a nome dello studio, penso, se avete da aggiungere qualcosa, si vede tanto la maestria e la passione. Paolo è stato chiarissimo, ringrazialo da parte nostra per aver mostrato la sua arte alle nostre telecamere, perché insomma è vero che è una bontà, e a volte è sicuramente meglio mangiarle che vederle, però anche l'occhio vuole la sua parte, e stasera abbiamo avuto una grande dimostrazione di alta pasticceria. Grazie mille Paolo, grazie mille Paolo. Ecco, guarda, quaresimali pronti, guarda, grazie, bene. Grazie, e chiudiamo, guarda, con il quaresimale, che tra l'altro è anche senza glutine, perché ormai mi conoscete. Lo puoi mangiare, Ema. Mangiando la mia lettera, la E. Lo posso mangiare, Scira, ve ne porto qualche letterina, la S non c'è, finalmente, però c'è la G di Guy, c'è la S, allora vi porto la G di Guy. Vabbè, bene, io e Paolo mangiamo. Grazie mille a Paolo Sacchetti, grazie.
Ad Emanuele, bene, bene, bene. Ma molto interessante questo collegamento. Devo essere sincero, questa settimana mi è piaciuto ed è stato anche tranquillo, Emanuele. Devo essere... Sì, sì, vabbè. Sì. Si sta professionalizzando dopo l'esperienza di Sanremo. Avevo voglio messo dire in guardia bene, bene durante la settimana. Ah, sì, devo eh? Essere sincero, sì, sì, gli avevo detto. No. Bene, bene. Allora, siamo giunti al termine, cara Shira. Questa puntata, come tutte le altre di Tutto un Pop, le potete ritrovare sulla nostra app TVL Play, ma le potete trovare anche sulla nostra pagina YouTube, sul nostro sito www.tvl.it. Noi vi abbiamo detto tutto, grazie di essere stati insieme a noi, Shira, grazie come sempre. Vogliamo ringraziare il Rinascimento di Prato. Prato, sì, volentieri, già che c'era Emanuele a Prato, colgo l'occasione, poco, è vicino al Nuovo Mondo tra l'altro, quindi potete arrivarci tranquillamente, è in Piazza Duomo numero 1 da Rinascimento e guarda, no, non dico niente perché mi vedete, di colore ci hai dato, esatto, stasera, un color lime fantastico, grazie veramente. Hai evidenziato le nostre vite, cara, che bello, cara Shira. Bene, però grazie, allora, mille. I The Grange avevano promesso, esatto, di tornare per la nostra sigla finale, quindi andiamo a scoprire qual è il pezzo che ci propongono assieme ad Elio Capecchi, quindi The Grange featuring Elio Capecchi di Tutto un Pop, alla prossima settimana. Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I stay, there will be trouble.